Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà di nuovo un video con la voce fuori dal campo. Mi trucco con voi, userò questo primer di MAC di Avon, me l'aveva dato una vita fa una mia amica, lei lo utilizzava, però diceva che le faceva la pelle troppo unta e vi dico la verità che non so come utilizzarlo, se cestinarlo anch'io o se farlo provare magari a mia mamma, ok? Perché fa una bella pelle all'inizio, riempie i pori, distende proprio la pelle, però ragazzi effettivamente per chi ha la pelle misto grassa è davvero unto, questa mia amica aveva ragione. Non so se in commercio si trova ancora per quanto riguarda Avon, ma è da un po' che ce l'ho, infatti vedete mi stavo controllando perché la pelle davvero era bella, però la sentivo unta, super siliconico. Sapete che io non amo le cose siliconiche, quindi vabbè. Poi rumo in dialetto, cerco un primer. Questo è il primer occhi di Catrice. E nel frattempo mi ero perso qualcosa per il telefono. E non mi dispiace, non mi trovo benissimo. Io sono abituata ad usare il Primer Potion di Urban Decay, quello lì lo amo, lo adoro, assolutamente uno dei migliori. Però vi dico la verità che questo qua di Catrice è economico, non mi dispiace, penso che sia buono. Ho utilizzato e sto utilizzando anche quello di Kiko riformulato e vi assicuro che quello lì è terribile. La versione precedente vecchia vecchia di Kiko era fantastico, era come Urban Decay quasi. In versione economica, mentre quello di adesso no, no, ve lo sconsiglio. Questo non è male e ho notato che comunque alla fine il trucco che poi sono andata a fare mi è durato tranquillamente senza andare né alle pieghe né niente, quindi vorrei provare ad utilizzarlo più spesso. Ecco, utilizzerò i trucchi di Sien, li avevo comprati una vita fa quando appunto era uscita l'edizione dei make-up di Sien di Lidl. L'utilizzo con questo pennello qua di Primark. Io amo i pennelli Primark, però ho notato che se ne trovano davvero pochi ultimamente in giro perché li fanno doppi, non li fanno più singoli, li fanno doppi e io i pennelli doppi li odio. Comunque, questo fondotinta qua l'avevo comprato e non l'avevo più utilizzato perché poi c'è stata la pandemia, mascherina, non si poteva uscire di casa, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti lo sappiamo, no? Ho ricominciato un po' a truccarmi adesso per il fatto che la mascherina all'aperto non si porta più e quindi anche se vado a fare una passeggiata, un giretto, mi piace insomma riutilizzare il make-up. Devo dire che il fondotinta è davvero valido, il colore stranamente è stato abbastanza azzeccato, non sono mai stata in grado di azzeccare il colore del fondotinta. L'unica cosa è che non dura tutto il giorno l'effetto. Tende a lucidare, ecco, per chi ha la pelle misto grassa arrivate a metà giornata, sera, che tende a lucidare, però è anche vero ragazze, qua faccio un secondo strato, è stratificabile molto bene, però è anche vero che il mio problema è stato principalmente il primer sotto che ha rovinato tutta la base, infatti ho intenzione di riutilizzare questo fondotinta qua senza primer o comunque magari con un primer migliore, ecco. Purtroppo questo primer che mi ha. Prime, scusate, questo primer è tra Primark, primer, mi impapino. Questo primer mi ha rovinato totalmente la base. Praticamente tra le altre fondotinta voi non lo vedete, però si stendeva in maniera subito buona. Però poi se ci andavo a ripassare. Era talmente unto il primer sotto che faceva uscire l'unto anche nel fondotinta, non so se mi sono spiegata. Il fondotinta di per sé è valido, ma il primer sotto era terribile. Per quello vorrei provare a farglielo utilizzare prima di buttarlo via a mia mamma, perché lei non si trucca, magari se deve uscire per, non so, visto che non si trucca, dare quel colorito, che non è neanche colorito, però sapete che il primer a volte già fa la differenza, no? Perché stende la pelle, eccetera, eccetera. Non lo so, devo farglielo provare lei perché io odio buttare via le cose, ma vi assicuro che mi ha fatto pietà. Pietà perché dopo qualche ora il fondotinta addirittura si spostava, si scioglieva quasi, perché poi la mia pelle buttava fuori unto, unto, già il primer è unto, quindi è tutto unto. Questo era il correttore che avete visto prima di Pupa. Questa è una palette, ragazze. Occhi che ho preso da Orlando Veronica, la trovate sia su Instagram che su Facebook, è una ragazza che spedisce in tutta Italia i pacchi, lei ha una bancarella in Sicilia,
Ho fatto anche un video a riguardo, avete visto infatti questa palette nello svuota la spesa, insomma, bancarella, mercato, dopo aver messo questo titolo qua. E devo dire che ha un sacco di cose economiche e valide, perché queste palette che ho preso da lei mi sono trovata comunque davvero bene, i colori scrivono, quindi fantastici. Adesso non so se vedete prima questo o prima l'ordine, comunque ho fatto un altro ordine da lei perché ragazze ha detersivi, ha un sacco di cose, alcuni detersivi magari li trovo anche qua in offerta, magari li pago meno, altri qua a Verona proprio non ci sono e insomma se si può aiutare, ripeto, qualcuno, perché no? Comunque questa palette mi è piaciuta molto. Questo, se non sbaglio, invece è un pennello che mi ha regalato sì, Samantha, mi sa una mia amica, ciao Samantha. E credo che l'abbia preso su Amazon. Samantha commenta, dai, dici dove hai preso questi pennelli. Sono molto validi, mi trovo bene, ma non ho grossi problemi, vi dico la verità, con i pennelli, cioè io ce li ho tutti super economici, ma mi trovo bene lo stesso, sono tutti validi. Per quello che sono capace io di truccarmi, voglio dire, sono più che sufficienti. Guardate com'è pieno questo colore, com'è super scrivente, super luminoso. Davvero queste, ho preso due palette da lei, 2 a 6 euro, quindi ragazzi, tra l'altro è una miseria. Davvero belle, mi piacciono, sì, assolutamente. Vi devo dire che comunque guardando da qua la pelle del viso sembrava col fondotinta buona, diciamo, fatto bene la base, ma vi assicuro che poi io mettevo il dito lì per tirare l'occhio e avevo una patina sotto le dita, unte, unte, mi scivolavano quasi le mani. Cioè, una cosa terribile, veramente, non ci voglio neanche pensare perché è stato un primer terribile. Comunque, gli ombretti si sfumano bene, assolutamente, super pigmentati. E vi dico la verità che sia col primer economico, sia col primer costoso, diciamo così, comunque durano tutto il giorno, assolutamente, non sbiadiscono, non vanno nelle pieghe. Davvero contenta. Questa era quella con gli unicorni. Ho messo quel bianchino lì, guardate ragazze, la mia boccuccia. Che belle facce. Cioè, tra le altre il bianco, vero? Alcuni bianchi sono terribili perché sono effetto gesso, effetto morto e poi sono difficili da sfumare. Questo era un bianco pearlescente proprio, facile da sfumare, però era molto molto luminoso. Ragazze, avevo addosso il pigiamone fatto a tuta a forma di orsetto perché sono rimasta 3 settimane senza caldaia. Quando ho registrato il video, quindi in casa c'erano i pinguini praticamente, c'era un freddo terribile. 3 settimane perché ho dovuto aspettare. Prima pensavo di poterla risolvere io, dopo ho chiamato un tecnico. Dopo il tecnico ha perso tempo perché non si trovava la scheda, la caldaia funzionava ma la scheda no. Poi ho dovuto chiamare un altro idraulico e alla fine ho dovuto prenotare la caldaia, ordinarla e. Sembra che insomma gli ordini delle materie così, caldaia, non caldaia, macchina, non macchina, abbiano delle tempistiche davvero lunghe da quando c'è la pandemia in corso, ecco. Comunque, questa è la seconda palette che vi dicevo che ho ordinato insieme a quella lì degli unicorno, 2 a 6 euro, guardate questa che luce che ha, che cosa non è, adesso mi piacerebbe provarle tutte bene, bene, comunque dei colori fantastici, vedete che. Vi faccio vedere le palette, davvero colori super luminosi, super scriventi, bellissimi. Ho rimesso un po' di correttore di pupa, questo qua in stick, non è che mi entusiasmi molto perché ragazze, evidenzia le pellicine, evidenzia le pieghe, non è che sia il massimo. L'avevo preso abbinato al fondotinta compatto, di pupa, però non mi era piaciuto né il correttore né il fondotinta l'ho bucato, devo finirlo, ma. Sa da piedi tra le altre, non riesco a capire perché le cose sappiano, alcune cose sappiano questi odori strani, poi io nel descriverli sono sempre molto fine. Comunque vi dicevo che avevo rimesso il correttore perché mi era fa aveva fatto un po' di fallout, insomma, quando ci sono dei glitter, degli ombretti così, alcuni sono polverosi e a me piace sempre ridare una passata di correttore anche perché essendo che non sono capace a truccarmi, la parte finale non mi viene mai bene. Io uso anche un secondo strato di correttore apposta per sistemare la parte finale del trucco dell'occhio e poi vado insomma a vedere se c'è da spalmare qualcos'altro. Qua avevo già notato che c'era qualcosa nel fondotinta che non andava, nella base che non andava, ecco perché stavo ripassando il pennello su tutto il viso e poi ho capito insomma a fine serata qual era il problema. Voglio usare, ripeto, il fondotinta
da solo, diciamo, e vedere come va. Comunque questo su qua è stato una sorta di make-up davvero economico, perché il fondotinta di Lidl sarà costato 4 euro. Questo è un eyeliner di Astra che ho preso online, fatto a penna. Vi consiglio di fare acquisti su Astra online o in negozio se ce l'avete, perché poi online devo dire che hanno spesso, buonanotte, io e l'eyeliner non siamo capaci, poi vi spiego dell'eyeliner, la mia storia con l'eyeliner. Comunque vi dicevo che io compro spesso in negozio Astra perché ci sono un sacco di offerte, magari ci sono degli ultimi prodotti, quindi li mettono in super saldo. Comunque questo eyeliner qua è una bomba, super economico, scrive ancora dopo un bel po' no, dopo una vita, tanti si seccano, invece lui continua a scrivere, la punta è perfetta, non si è spappolata né niente. Questo invece è sempre di Lidl per le sopracciglia, che avevo preso tutte le referenze per le sopracciglia, devo dire che mi sono trovata benissimo con tutti i prodotti per le sopracciglia Lidl. Ho fatto super scorta e questo qua in utilizzo adesso, insomma, quindi spero che le rimetta Lidl fuori, perché alcuni prodotti sono davvero validi, super economici. Uno non si fida magari di Lidl per i trucchi, ma vi assicuro che invece ne vale la pena. E per quanto riguarda, ti dicevo, l'eyeliner, tra le altre, io stavo registrando dal telefono con la ring light e non mi ero portata dietro neanche uno specchio. Io ogni volta faccio la stessa cosa, confido nel telefono, però ragazze, per l'eyeliner, cioè è impossibile il telefono. Infatti poi mi sono alzata e sono andata a fare l'eyeliner, la riga allo specchio del bagno. Io e l'eyeliner non andiamo mai d'accordo, perché da una parte viene in una maniera, dall'altra viene in un'altra maniera, e vi assicuro che io metto l'eyeliner da quando avevo tipo 12 anni, però non ho mai, in 20 anni, non ho mai imparato a metterlo come si deve, in maniera uguale, in maniera veloce, ogni volta è un disastro. Poi devo essere posizionata in bagno in una maniera particolare, perché sennò mi viene storto. Quindi veramente è un casino, non so se mi vedrete mai mettere l'eyeliner direttamente con voi al telefono, cioè durante il video, durante la registrazione, perché ho sempre bisogno dello specchio gigante, veramente. Chissà se riuscirò mai a venirne fuori con questa storia. E ecco qua, vedete, avete visto i pallini che ho fatto sotto, ragazze? Avete visto? Non è colpa del prodotto per le sopracciglia, assolutamente no, è tutto l'unto che esce dalla base, dal primer. Avete visto come si è comportato lì? Figuratevi, ragazze, per il resto della faccia. È stato un flop totale, mi ha rovinato il trucco, ero arrabbiatissima veramente, perché quel prodotto lì per le sopracciglia è davvero una meraviglia, fantastico, ma messo con tutto quell'unto lì, non sapevo più come venirne a capo, avevo la pelle che scivolava, era oleosa, ma non oleosa per colpa della mia tipologia di pelle, proprio oleosa come se mi avessi spalmato dell'olio corpo in faccia. Vedete? È stato terribile, ragazzi, terribile, mi ha rovinato tutto, cioè, veramente. Poi la cipria, mi ricordo, ragazze, anzi, ho scoperto dopo, perché mi ricordo, non mi ricordavo proprio di aver comprato anche il blush di Lido, l'avevo preso di diverse referenze, però ripeto, avevo accantonato tutti i trucchi perché non si poteva. Ho visto tante ragazze che si truccavano lo stesso, io non riuscivo con la mascherina perché si spalmava tutto, poi al lavoro portiamo la mascherina, abbiamo la mascherina bianca, quindi il fondotinta, ok, sulla mascherina bianca si nota subito se si appiccica la mascherina. Non mi ricordavo più che avevo preso anche il blush. Qua, in questo video non l'ho utilizzato perché l'ho scoperto dopo aprendo un cassettino. Ho detto cavoli, eccolo. Comunque, anche questo è un pennello di Samantha. Samantha, illuminaci, ti prego. Deve averlo preso su Amazon. Se non sbaglio, me l'ha regalato un compleanno. E sono davvero validi, mi trovo bene. Questa cipria qua è fantastica. La colorazione è stata intivata, cosa che di solito non è da me, specialmente per quanto riguarda fondotinta e cipria. Non, io non ne vengo a capo. Non ne vengo a capo. Non sono capace né online né dal vivo a azzeccare i colori. Questo invece è un super pennello di Essence, vecchio ma amore, amore questo pennello. Sia il pack è bello, però comunque i pennelli Essence sono validissimi. Ho visto che hanno aumentato un po' i prezzi, ma ragazze, tanta roba, tanta roba. E ho utilizzato quello lì più piccolo per andare proprio di più a pressare la cipria.
Mascara Yves Rocher, questo qua è ultimo, l'unica cosa non super economica perché se non sbaglio costa sui 15 euro, non vorrei dire una stupidata, comunque entro i 20 sicuro, non di più. È l'ultima uscita di Yves Rocher, questo mascara all'olio di ricino, ragazzi, è una bomba, non pensavo potesse piacermi un mascara di Yves Rocher perché i trucchi Yves Rocher a me non sono mai piaciuti né dal fondotinta, negli ombretti l'unica cosa che mi piacciono sono le loro matite. Ma veramente questo mascara è una bomba. Non cola, non si sposta, non si stampa da nessuna parte. Fantastico. Se dovessi avere uno sconto del 50%, non so se gli hanno messo il pallino verde perché chi ha il negozio e ha la tessera sa che i pallini verdi non si possono applicare gli sconti che hanno i tesserati, mandano una volta al mese a casa in posta, per posta. E spesso capita che ci danno anche il 50% di sconto, però quei prodotti col pallino verde non sono appunto scontabili. Non so, fatemi sapere se qualcuno ha il negozio, se ha visto, perché è una vita che non vado in negozio, perché ho anche una ragazza che fa la presentatrice, quindi qualche cosina la prendo da lei, devo dire la verità, sarà da più di quest'estate, da prima di quest'estate che non vado in negozio, mi sa, penso, non mi ricordo, però è tanto che non vado in negozio. E questo me l'avevano regalato perché fatalità poi ti regalano anche degli omaggi sempre in negozio con la tessera e questo qua me l'avevano regalato perché appunto era in lancio, stava per uscire e ce l'avevano dato in omaggio per provarlo. Devo dire che ragazzi è stupendo, stupendo, stupendo. Spero che si possa scontare di recuperare uno sconto del 50% perché voglio assolutamente comprarlo. Guardate che ciglia che fa. Non fa grumi, non fa niente, fa delle ciglia pazzesche, pazzesche. Questo è un blush misto fard, misto non so che cosa di pupa, mi piace da morire perché è anche illuminante. E me l'aveva regalato mia zia a un Natale, guardate che bel colorito che fa, non avete bisogno poi di aggiungere nient'altro, vi fa l'effetto, infatti in estate le uso tantissimo per fare l'effetto abbronzato e basta, anche senza niente metto solo quello, senza fondotinta né niente perché con l'estate ciao, però ragazze è fantastico, bello bello bello, lo adoro, molto luminoso, proprio i glitter anche all'interno, mi piace un sacco, non so se esiste ancora in commercio. E questo è un rossetto della linea matte di Primark. Non c'è la colorazione, ragazze, non c'è il numero. Comunque è l'unico di quel colore lì, perché Primark ha quattro colori in croce della linea matte. E devo dire, ragazze, che è una bomba. Costa 1,50 euro. Guardate. Guardate il colore, com'è pieno fino alla prima passata, veramente. Profumo da cocco, cacao, da dolcetto, che di solito i rossetti economici tendono a puzzare di chimico, invece quello lì è fantastico. Adoro questa colorazione qua sul rosato. Purtroppo ho delle labbra difficoltose, nel senso che a volte vedo un rossetto che mi piace, me lo metto indosso e fa pietà, perché cambio totalmente il colore. Questo qua invece devo dire che mi piace molto. Dura un sacco, anche se bevete e mangiate, dura. Tende a lasciarvi solo il bordino. Quando va via, ovviamente, anche perché non è una tinta, è un rossetto. Però devo dire che se bevete un po', mangiate tipo delle patatine, fate un aperitivo, comunque vi rimane assolutamente. Costa solo 1,50 euro. Cioè, sia la linea matte che la linea shiny, ma ho preferito quello matte. E questo qua è di Revolution, lo spray fissante per il make-up. Non mi piace molto, sì, praticamente vado alla signora al piano di sopra a spruzzarlo, perché non sono amante appunto dei fissatori così acquosi. Io usavo una volta quello spray, però era uno spray secco di Kiko e lo adoravo. Questo qua tende a bagnare troppo il viso, quindi ho sempre paura che poi mi cola il mascara o che insomma ho un po' il terrore di questi qua acquosi. Mi ero stirata i capelli. Ero a casa dal lavoro e quindi mi ero. Ecco, avete visto? Questo è il pigiama che vi dicevo, ragazze. Ma ve lo devo far vedere da intero, sempre Primark. È una meraviglia, una meraviglia. Vi mando un bacio.